L'Avica è un festival fortemente voluto da Collection Air e noi abbiamo immediatamente abbracciato questa idea insieme a Castello San Marco e quindi abbiamo portato avanti il progetto. E io devo ringraziare tutti i ragazzi, Alfonso dell'azienda, che si sono impegnati nella realizzazione del progetto, tutto lo staff di Villa Grande, tutto lo staff di Castello San Marco. È veramente un modo per stare insieme, per celebrare la bontà dei nostri vini, la bontà dei prodotti del territorio e la qualità dell'accoglienza che siamo in grado di fare. 3 giorni per stare insieme, per capire che si può stare bene insieme sull'Etna, quindi 3 giorni in cui contiamo di divertirci assolutamente. Buonasera a tutti, siamo qui oggi all'Avica, alla prima serata inaugurale di Avica, qui da Barone di Villa Grande, e oggi abbiamo portato il nostro vino, il nostro duo Etna Ross Doc 2020 di Contrada Muganazzi, in abbinamento con il piatto del grandissimo chef Teodor. Adesso vi spiegherà il piatto. Faccio qua un tomahawk di vitello affumicato col fieno, delle dolomiti, con le carote in cenere, con le ortica e una salsa di miso fatto in casa. Un Etna Rosso, la Giazzolina, che si trova a Mascali. Abbiamo un blend di 80% Nerello Mascalese e 20% Nerello Cappuccio. Il vintage è di 2019, un anno rovere francese. L'ho cotto al barbecue con una tartare di manzo dell'Etna, insalatina dell'orto di noto, maionese alla senape e un fondo bruno. Voilà. Pasta e patate con una patata affumicata che affumichiamo con dei legni di delle potature del limone, dell'arancio e del pompelmo che abbiamo a Villa Dorata. Andiamo a mantecare con del pecorino siciliano, basilico e pesto di pistacchi. Ciao, Fabio Costantino, sto presentando stasera il Contrada Blandano Bianco 2018, uve di Caricante e Cataratto, viene prodotto a Via Grande, quindi versante est dell'Etna, da vigne vecchie che affondano le loro radici in questa sezione di terreno, affinato in bottiglia per almeno un paio d'anni e poi messo in commercio. Lattuga arrosto marinata in acqua e sale al 4%, con le foglie esterne il cuore della lattuga si fa un estratto che andrà a glassare proprio la lattuga dopo averla arrostita. Alle basi c'è un cedro sottosale che viene condito con un olio affumicato a legno di cedro e acqua di pepe bianco. Marica Mannino, direttore della Strada del Vino dell'Etna. La Strada del Vino dell'Etna è un'associazione di promozione del territorio etneo che abbraccia cantine, alberghi, ristoranti, boutique hotel, guide naturalistiche ed escursionistiche e organizza tour come il tour del treno dei vini dell'Etna che porta il turista a scoprire le meraviglie del territorio etneo in un modo assolutamente originale. Questa sera qui abbiamo in rappresentanza anche della Strada del Vino dell'Etna l'azienda Gambino con il suo Etna Bianco Doc, il Tifeo Bianco, che è in abbinamento con il piatto della chef Caterina Ceraudo e che si abbina perfettamente perché le note agrumate del pompelmo e dello zest di limone si ritrovano nell'agrume del piatto di Caterina Ceraudo, che è un cedro al sale. Questo è un arancino vegetale, è fatto con ingredienti di prima qualità, questo sì, ma c'è solo verdura e formaggio, cacio, mollica di pane che faccio io e è fritto e basta. La verdura è cavolo, trunfo di aci. Il nostro Sciara Merlone Nerello Mascalese 80-20 con un affinamento in barrique per 18 mesi alla mousse al cioccolato con una confettura a gelsi neri.